Play Modena 2017, oggi parliamo di Warehouse 51. Ovvero, gli Stati Uniti hanno fatto fallimento, magari per colpa di Trump, e quindi si devono mettere a vendere tutte le loro reliquie. Avete presente la fine di Indiana Jones 3, quando c'è il capannone dove mettono l'arca dell'alleanza? Esattamente quello. Esatto. Infatti prendiamone alcune, non so, c'è il corno dell'unicorno, il c'è corno il Santo Graal, la lancia del destino, poi ho visto Excalibur, esatto, ci sarà quindi, sicuramente Mjolnir. Quindi i nostri giocatori interpretano un riccone, qua abbiamo un certo Mr. Bookface, una roba del genere. Io sono Al Falcone, esatto, un nome, non capisco bene. E esatto. Abbiamo dei lingotti d'oro. Questi. Si pesca un artefatto e si fa un'asta per conquistarlo tra i giocatori. Minimo con giocatori? Minimo 3, massimo 5. Prezzo del gioco, prima che ci dimentichiamo? 19,90, 20 euro. Comunque si fa una puntata, chi se prende l'artefatto acquisisce dei punti, ma c'è uno scherzetto. Visto qua... che non è tuo, esatto, c'è anche un po' di brivido. Sì, sì, un po' di bluff, perché ci sono delle carte che praticamente... invalidano. Falsificano l'oggetto. Esatto, te compri il falso grale e scopri che è quello che ti fa, ma ti fa schiattare perché non è vero. Oppure la lampada di Aladino che non funziona, esatto. Gli altri giocatori lo giocano contro di te e tu hai speso magari 8 lingotti su 10 e c'hai un... meme italiano che ti saluta. Esatto, diciamo che il gameplay è molto semplice, parecchio immediato. La cosa carina è proprio sì, l'ambientazione. Direi che è quasi una cosa da giocare con tutti, gli amici. E tutti gli artefatti. C'è anche l'arca dell'alleanza, l'ho trovata, quella proprio dell'arca perduta. Infatti prima c'era Indiana Jones che è scappato con i lingotti.